Benvenuti. I narcisisti sono puniti dal loro karma? Questa è una domanda che viene spesso fatta, è una domanda che molte persone fanno per capire se i narcisisti sono puniti dal loro karma. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. E veniamo dunque al tema. I narcisisti sono puniti dal loro karma? Questa è una cosa interessante, una domanda interessante, perché tu devi capire se i narcisisti vengono puniti dal loro karma, se il karma colpisce di fatti i narcisisti oppure no. Questo ricordo che è un fatto molto importante e che va compreso da un certo punto di vista. Allora, bisogna tenere presente che il karma, come possiamo dire, il karma è un qualcosa che si manifesta sempre. Il karma significa azione, quindi il karma non è che guarda in faccia se una persona è narcisista, se non è narcisista. Tra l'altro, noi abbiamo un libero arbitrio, quindi le persone, diciamo, nascono con delle predisposizioni. Anche per effetti karmici, probabilmente una persona diventa narcisista, ma per gli stessi effetti karmici, questa persona potrebbe uscire dal narcisista facendo le azioni giuste, perché il karma non è un qualcosa di consolidato nel tempo, diciamo, cristallizzato, no? È azione, quindi noi creiamo un nuovo karma in ogni istante, perché le azioni poi, tra l'altro, di parola, corpo e mente, quindi ogni cosa che facciamo, ogni pensiero che abbiamo, ogni parola che diciamo, ogni azione che facciamo, generiamo karma, generazione fisica. E quindi noi in un'interdipendenza, generando azione, andiamo a modificare tutta la struttura dell'universo, perché noi siamo in interdipendenza con tutto l'universo, cioè l'universo è in interdipendenza con noi. Cosa significa? Che qualunque cosa, qualunque cambiamento noi mettiamo in atto, questo cambiamento in realtà si riverbera su tutto. E quindi anche il narcisista può agire se avesse la volontà, la consapevolezza, l'intenzione di cambiare. Magari non sa che è narcisista, ma se seguisse quelli che vengono chiamati le vie spirituali, no? Qualunque via spirituale comunque è l'opposto di quello che, diciamo, istintivamente fa la persona. Se un narcisista, per motivi suoi, decidesse di intraprendere un cammino spirituale, potrebbe sicuramente uscire fuori dal narcisista, potrebbe uscire fuori dal narcisismo, potrebbe uscire fuori da questi suoi blocchi emotivi. Potrebbe tranquillamente ottenere dei risultati anche positivi da questo punto di vista. Se non lo fa, è ovvio che generando sofferenza alle persone, il karma, come dire, si mette in movimento, ma il karma si mette in movimento sempre, nel negativo e nel positivo. Un'azione karmica, per essere completa, ha bisogno di una intenzione, cioè una consapevolezza. Io sono consapevole che se faccio questa azione ti faccio del male. Ho l'intenzione di farti male. Metto in atto l'azione per danneggiarti e poi in più rigioisco. Quindi di solito i narcisisti diciamo che hanno tutta quindi l'azione karmica così è completa. Diverso è se io non ho intenzione di farti male, non ho neanche la consapevolezza di fare del male, ma faccio un'azione per cui senza volerlo danneggio una persona. Certo, è una responsabilità karmica anche quella, ma molto molto più blanda, perché è come se l'azione fosse frenata. Ecco quindi che il narcisista ha la consapevolezza di voler fare del male alle persone, lo fa, spesso ne rigioisce, quindi si prende tutto il ritorno karmico.
Ma il ritorno karmico cosa vuol dire? Che in questa vita o in altre vite, perché il karma non ha limiti di tempo, non è che è a scadenza, i semi restano lì, un po' come i semi del fiore di loto che possono stare anche anni senza maturare e poi quando maturano, e quando trovano le condizioni giuste, maturano. E il karma fa esattamente la stessa cosa, il karma resta lì. E poi quando trova le condizioni giuste, matura, quando trova le condizioni giuste, si sviluppa. Ecco quindi che il karma non è che punisce il narcisista in quanto narcisista, ma la sofferenza che il narcisista provoca attraverso i suoi comportamenti, le manipolazioni che il narcisista fa e quindi con cui mette intenzione. Poi ci saranno narcisisti che metteranno più intenzione, meno intenzione, alcuni che saranno consapevoli, altri che saranno meno consapevoli. Quindi da lì è un po', diciamo, la pesatura del karma, no? La pesatura del karma è proprio nell'intenzione. Cioè, se io, come dire, nel panico di un incendio per salvare le persone che sono a casa, che ne so, butto giù il fornetto che si era incendiato, per dire, e questo colpisce una persona in testa e la coppa, per dire. Beh, io non avevo l'intenzione di far del male a nessuno, anzi volevo far del bene, non ho riflettuto, ero inconsapevole, insomma, certo ho causato sofferenza a una persona, ma in modo totalmente inconsapevole. Per cui il narcisista, da questo punto di vista, se è totalmente inconsapevole, diciamo che ovviamente avrà degli effetti karmici minori, ma il karma di per sé è una legge universale, non è un qualcosa di legato al qui ed ora, col narcisista funziona in un certo modo, con un'altra persona funziona in un altro modo. Il karma è il karma e quindi funziona sempre nel suo modo, funziona sempre nel suo modo con tutti, per cui non ha preferenze o non preferenze. Per cui sicuramente nei limiti in cui appunto il narcisista genera sofferenze, deliberatamente fa del male alle persone, deliberatamente le manipola, deliberatamente mette in atto atti di sadismo, il karma gli tornerà. E ovviamente più l'intenzione è forte, potremmo dire, più questo ritorno sarà amplificato, sarà moltiplicato. E ovviamente questo, siccome i narcisisti fanno questo su scala, diciamo, industriale, spesso ne hanno un debito karmico molto pesante, senza contare quelli che poi mettono in atto anche altri atti, diciamo, ancora più violenti. Per cui sicuramente il karma punisce il narcisista, ma non perché è narcisista, il karma è una legge universale, come ho detto, e quindi anche il narcisista ne è toccato. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella. In questo modo potrai ricevere la notifica dei nuovi video.